Ma io direi che Pescara ha fatto una buona partita, poi il calcio contano i gol, purtroppo li abbiamo presi. Uno ce lo siamo fatti noi praticamente, uno su rigore, che molti mi hanno protestato. Ci abbiamo tentato, per me abbiamo anche giocato, abbiamo creato qualche cosa, a parte il palo, qualche occasione c'era, ma se non si sfrutta non si vince. Ma anche lì la concretezza per me si misura da interventi di portieri avversari. Penso che Fiorillo non ha fatto una parata, quindi non è tanto concreto. Poi basta così. La squadra ha lavorato, poi io mi aspetto sempre che facciamo gol, purtroppo ultimi tempi non ci riesce, però siamo andati vicini, abbiamo impegnato Cittadella che è sempre quarta forza del campionato. Con lei Granata possono aspirare l'appuntamento della serie diretta oppure sono una squadra playoff? Io penso più playoff anche oggi, penso che le prime tre squadre sono... hanno qualche cosa di più. Buonasera mister, ho visto un ottimo Pescara continuo per 90 minuti dal punto di vista del gioco, forse è un paradosso dire che Cittadella non ha mai tirato in porta e ha vinto 2-0, Pescara ha tirato in porta, ha trovato il palo, ha trovato il grande Alfonso, forse è la giornata dove deve essere anche un po' più contento Zerba, perché ti è condannato solo da due episodi sfortunati che possono capitare in faccia. Abbiamo detto ora, sì, io sono contento della prestazione, poi è normale per vincere la partita bisogna fare gol, anche se eravamo abbastanza vicini, purtroppo non l'abbiamo anche fatto. Un errore di Gavione, un rigore che i miei hanno contestato, deciso la partita. E ripeto, si parla di concretezza, io penso che, ripeto, Fiorillo non ha fatto una parata, non so qualche parata l'ha fatta, è stato impegnato. L'ultima da parte mia, dal punto di vista offensivo, la catena di destra con Balzano e Falco mi è piaciuta e si stanno vedendo le anche a sinistra, Brugman e Mazzotta e da inizio anno che fanno bene quel movimento offensivo. Cosa manca ancora per essere al 100% soprattutto in fase offensiva il suo Pescara? Per me è la convinzione, andare dentro per fare male, nel senso per fare gol, ma ancora anche se arriviamo, sembra che ci arriviamo per caso, invece deve essere la convinzione che ci deve spingere lì e quando siamo lì bisogna realizzare. Buonasera mister, buonasera. Le avevamo fatto la stessa domanda anche la settimana scorsa, 2 settimane fa. Questa squadra continua a non segnare, a avere grossi problemi in attacco, 5 reti segnate in 10 partite e da 600 minuti il Pescara non segna un gol su azione proprio dalla gara vinta a Foggia. Lei è preoccupato, sta pensando di cambiare qualcosa, non nel modo ma in qualche altro aspetto, perché a questo punto quella del gol rischia di diventare una maledizione. Rischia di diventare maledizione e dobbiamo fare gol per smentirlo. Io ripeto, per me io sono contento della prestazione di oggi della squadra. È normale che errore sul gol secondo c'era e costa poi, ma su prestazione globale, io ripeto, a me è piaciuta la squadra per quello che voleva fare come ha giocato. Altra domanda, chiedo scusa, poi lascio ai colleghi, Campagnaro 38 anni, continua a fare la differenza in questo campionato nella difesa del Pescara, cosa significa che un giocatore che fino a qualche settimana fa non aveva giocato una partita sta quasi tenendo da solo in piedi la difesa del Pescara? Anche lì se la tiene da solo, se la teneva da solo non prendevamo gol, però è un giocatore che... è abituato, ha giocato a grandi livelli e quindi se prima non giocava perché non si è mai allenato, perché aveva dei problemi fisici, ora che non ce l'ha fa vedere che è un giocatore importante.
A me il Pescara francamente non è dispiaciuto, sia nell'atteggiamento del primo che del secondo tempo. Il primo tempo di fatto ha determinato l'episodio del calcio di rigore in cui il gioco è durato. Però le volevamo chiedere come mai i suoi attaccanti ogni volta che arrivano ai 16 o 18 metri, qualche volta anche a spazio aperto della porta, non cercano la conclusione, ma vanno sempre sugli esterni per arrivare con il pallone dentro la porta. Della serie, nella seconda circostanza, quando ha fatto il miracolo Alfonso, che è stata fatta un'azione bellissima, però molte volte si sono creati degli spazi che i 18 metri non hanno trovato la conclusione. C'è una paura, una mancanza di maturità. Ma noi cerchiamo troppo di giocare anche dentro l'area di rigore. Io ripeto, noi dobbiamo arrivare dentro l'area di rigore, decidi per fare gol. Però ripeto, l'azione di parata a me è piaciuta, io vorrei fare sempre. Fare l'ultima da parte mia, se questo passo falso dal punto di vista della classifica quanto penalizza in quello che è il vostro obiettivo, perché il presidente ribadisce ogni volta che bisogna fare il playoff, o è ancora presto per guardare la classifica con un pizzico di preoccupazione? Beh, per me, a parte che non siamo tanto staccati, ma sarebbe l'ora di cominciare a vincere con più frequenza.